perché questa legge, come lei immagina, avrà tre obiettivi. Uno è quello della semplificazione di tutto il sistema, che oggi prevede 13 comprensori, invece ce ne sarà uno solo per l'Abruzzo. Secondo aspetto, si fa questo per efficientare il servizio e quindi per renderlo anche probabilmente, anzi sicuramente, meno costoso per i cittadini. Questo è una riforma, direi così, di sistema. Per quanto riguarda poi tutti gli altri aspetti relativi alla gestione, agli aspetti gestionali, sarà ovviamente un'attività che verrà fatta dall'interno del sistema. Però quello che la sua domanda è: dove verranno portati i rifiuti? Beh, i rifiuti oggi sono già portati in Abruzzo. Lei si ricorderà che si diceva ogni giorno sui giornali, leggevamo crisi, crisi, da domani siamo come Napoli. Noi abbiamo gestito un'emergenza che era vera, perché chi lo diceva sapeva che c'era un'emergenza, però i rifiuti non ci sono stati. Ma nel frattempo in cui gestivamo un'emergenza stiamo programmando il futuro e stiamo programmando il futuro. Io posso dire che la Regione Abruzzo presto sarà, potremo annunciare che starà a posto per i prossimi 15 anni e in più con un sistema che dovrebbe, grazie alla nostra riforma, portare anche costi più bassi per i cittadini. I cittadini si chiedono incenerimento o raccolta dei rifiuti differenziata? Anche queste sono le domande. Beh sì, questa è la domanda che probabilmente ogni giornalista fa. La realtà è che noi abbiamo una legge regionale del centro-sinistra, una legge regionale che prevede che al raggiungimento di una percentuale molto elevata di raccolta differenziata, e noi l'abbiamo raggiunta, è possibile studiare forme che possano portare ad una valorizzazione energetica dei rifiuti. Questo naturalmente non significa necessariamente incenerimento. Avevo visto l'operazione che è stata fatta a Roccaraso, che mi sembra che sia stata una cosa molto apprezzata, ma direi che il modello che noi vogliamo raggiungere è quello svedese, non quello bulgaro, cioè quello svedese, che significa quindi scandinavo, che porta il 50% dei rifiuti che vengono presi attraverso una forma di riciclo, quindi di riutilizzo sotto tutte le varie forme. Naturalmente la raccolta differenziata è essenziale, tenga conto che noi l'abbiamo incrementata fortemente in questi anni, e secondo, una valorizzazione energetica per la parte eccedente. Naturalmente in linea teorica si potrebbe anche dire non produciamo più rifiuti, ma questo è velleitarismo e quindi non è possibile farlo. Il ruolo dei privati, soprattutto già le prime avvisaglie di infiltrazioni mafiose a Teramo, con delle inchieste per reati gravissimi. Come si gestisce anche questo fronte? Beh, la nostra riforma tende proprio a questo. Tende a semplificare il sistema, a tenerlo molto più sotto controllo, a far sì che, vede, il sistema non era gestito dalla regione in precedenza. Lei sa che il sistema è gestito dai comuni. Dai comuni che molto spesso non hanno nemmeno speso tutti i fondi che sono stati messi a loro disposizione per quanto riguarda l'impiantistica, e su questo io ho idea che questa riforma possa invece favorire tutto ciò. Naturalmente si tratta di contrastarlo, così come sono le norme, le gare, lei sa, si fanno, si deve tener conto dell'antimafia, di una serie di questioni. Poi ci sono reagire a certe gare d'appalto. Le patologie le trova da tutte le parti, lei trova anche politici che sono delinquenti e politici che sono statisti, trova medici che sono scorretti e medici corretti, dottori commercialisti che si appropriano delle risorse dei cittadini e dottori commercialisti come me che sono seri. Ecco, quindi dicevo, tenga conto che le patologie ci sono e devono essere combattute. I privati. Per quanto riguarda il ruolo dei privati, lei l'ha visto in Abruzzo, noi abbiamo cercato di fare un lavoro sia in sanità che nei rifiuti, che sono i settori, direi, un po' critici. Perché critici? Perché sono fondi pubblici che vengono in pratica anche gestiti privatamente, quindi sono quei settori, insomma, di un'economia che è privata ma di fatto pagata con fondi pubblici, dove si può annidare ogni tanto qualche velleità. Beh, noi sia in sanità che sui rifiuti siamo stati molto attenti in questo senso e credo che abbiamo riportato il sistema ad un livello di eticità notevole. Assessore Di Dalmazio, non si tratta di un nuovo piano regionale dei rifiuti, ma di un riassetto organizzativo. No, assolutamente non è il piano regionale dei rifiuti, che è un'altra vicenda e sulla quale abbiamo iniziato come per legge la revisione. Qui si tratta della legge fondamentale che riorganizza la governance del settore dei rifiuti. Quindi è una legge di straordinaria importanza già di per sé, lo è ancor di più in una regione come l'Abruzzo, caratterizzata da una serie di criticità assolute proprio sotto questo profilo, cioè la frammentarietà e la mancata efficienza, che poi con ripercussioni chiaramente sia sul discorso del ciclo in sé, ma sia soprattutto sulle tariffe. Noi avevamo
prima di questa legge abbiamo ancora, in attesa dell'attuazione concreta, oltre 200 soggetti che a vario titolo entravano nella gestione del ciclo dei rifiuti, con spesso con conseguenti inefficienze, inerzie e soprattutto costi esorbitanti. Oggi con questa legge andiamo a ridefinire un ambito unico, sanando anche l'inadempimento che aveva portato l'Abruzzo a non costituire le autorità d'ambito in precedenza, quindi un ambito unico con l'impostazione finalizzata ad una gestione più possibile unitaria che renda uniforme e efficiente il servizio. Quindi è una legge di grandissima importanza, ridisegna il sistema, che deve trovare oggi un'attuazione concreta da parte dei comuni, che sono poi i principali protagonisti. Noi abbiamo previsto un commissario che dovrà spingere entro poco tempo per la costituzione di questa assemblea dei comuni e poi, in caso di inerzie, abbiamo formalizzato ancor di più la possibilità di intervenire con poteri surrogatori da parte della Regione, perché non è più tollerabile che vi siano mancate attuazioni sui territori. A fianco alla legge, ripeto, poi c'è anche il piano di investimenti di 40 milioni di euro di fondi FAS su differenziata riciclo e impianti, che devono andare a colmare quel gap impiantistico che noi abbiamo ormai cronico e che in Regione Abruzzo, e quindi l'azione combinata di queste due, i risultati di queste due azioni combinate devono essere risultati che ci portino ad avere un ciclo realmente virtuoso ed in linea con le migliori esperienze europee. Ci confortano alcuni dati sulla differenziata, sul riciclo, sulla prevenzione, che fanno segnare un trend assolutamente positivo, ma sul quale chiaramente bisogna continuare ad investire. Quale sarà il ruolo dell'autorità di gestione? Ma l'autorità di gestione avrà il ruolo principale, perché questa assemblea formata dai comuni abruzzesi avrà il compito di predisporre un piano d'ambito regionale, potendo chiaramente distinguere degli ambiti, dei subambiti operativi e non amministrativi, quindi c'è anche una semplificazione, una riduzione dei costi importante, dei subambiti operativi provinciali, per poi, sulla base della ricognizione del piano d'ambito, effettuare le gare per la gestione unitaria, così come prevede il testo unico in materia ambientale.